Questa opzione di Ultimate Marvel contro Capcom 3 che Gabriel Osta vi sta facendo vedere si intitola Eroi e Araldi. Qui potete fare un sacco di cose, potete collezionare le vostre carte, potete vedere la galleria delle carte e selezionare quella che vi serve, qual è quella più forte se volete vincere. Dovete provarci. Mi sono spiegato? Allora fatelo per il vostro amico. Amante e tutor dei videogiochi, ma vi avverto, in alcune carte ci sono diversi personaggi Marvel e Capcom che non avete mai visto in vita vostra. Quante carte da collezionare, però si fa 13. Poi dovete creare il vostro mazzo e capire qual è quello giusto. Però vi avverto, dovete fare a modo vostro e poi dovete essere più forti, migliorati, e non è tutto. Ci sono queste due fazioni da scegliere, eroi o araldi. Diventa un eroe e lotta per proteggere la terra dagli araldi di Galactus, oppure diventa uno degli araldi di Galactus e lotta per conquistare la terra. E ogni volta che selezionate uno stage viene cancellato un personaggio dalla lista nera. Io vi saluto, se volete potete mettere un mi piace, iscrivervi al canale e commentare. Se questa video recensione vi è piaciuta, mettete un mi piace. Iscrivetevi subito. Non pensate sia finita qui, altri video vi aspettano, Gabriel sta altre sorprese da farvi vedere, ma continuate a seguirlo ogni tanto. Iscrivetevi, commentate e mettete un mi piace.